Mi è già capitato di mostrarvi bootleg e acrom di Pokémon, ma quella di oggi, detto sinceramente, è una delle acrom più belle, più conosciute e soprattutto una di quelle che ci hanno messo più tempo e lavoro per realizzare un capolavoro. Signori, benvenuti in questo nuovo episodio. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. È vero, vi ho già mostrato cartucce di Pokémon che effettivamente Nintendo non ha mai approvato, come semplici reskin, come Moemon, dove i Pokémon vengono reskinnati e resi delle ragazzine carine. Storie che non sono mai state portate su Game Boy Advance, come Shiny Gold, un porting di oro e argento per Game Boy Advance. O delle Total Conversion, come Ruby Destiny, che prende una storia completamente nuova, Pokémon originali e Pokémon nuovi rimescolati tutti assieme per creare un acrom di tutto rispetto. Ma nessuna di queste si avvicina minimamente all'acrom di oggi. Quella di oggi è una delle acrom più famose di sempre. Signori, vi presento Pokémon Clover. Pokémon Clover è una delle acrom più famose dell'internet perché è stata creata su 4chan con persone da tutto il mondo che si sono riunite per ricreare un gioco Pokémon a tutti gli effetti, con una storia nuova e tantissimi Pokémon nuovi. Ma mostrarvela solo così non ne vale la pena. Inseriamola nel Game Boy Advance SP e vediamo di cosa si tratta. Con anche la musichetta remixata. Questa specie di dragopollo quadrifoglio è il nostro leggendario di copertina. Grazie per giocare a Pokémon Clover. Questa è la beta pubblica 1.0. Pokémon Clover è una parodia no profit creata su 4chan. Pokémon è un trademark Game Freak e Nintendo. Il team di Clover non ha nessun diritto legale. Come va, ragazzino? Benvenuto nel mondo Pokémon! Io sono il professor Stump. Stump tipo è ramoscello, bastoncino, dato che lui c'ha una gamba di legno. Benvenuto nella regione di Fochan. Sei un ragazzo o una ragazza? Sono fottutamente cieco. Questo giustifica il fatto che non capisce se siamo maschio o femmina. Guarda quel ragazzo laggiù, puoi sentire il suo edge fin da qui. Quel ragazzo sembra che abbia un bastone su per il culo e non riesca a tirarlo fuori, giustamente. Ehi, tu in nero, qual è il tuo nome? Edgy. Solita miniaturizzazione nel mondo Pokémon e via, la nostra avventura inizia qui. Solito incontro con il professore ed ecco la consegna dello starter. C'è un Pokémon di tipo oscurità? No, solo erba, acqua e fuoco. Abbiamo lo starter di tipo erba, Grassol, con un ramoscello che gli esce dal culo. Lo starter di tipo acqua, Eliacasm, che è palesemente uno spermatozoo. Ed infine il Pokémon di tipo fuoco, quello che abbiamo preso in live, ovvero Arabomb. Giusto per cambiare prenderò lo starter di tipo erba. E il nostro rivale, furbo com'è, prende quello forte rispetto al nostro. I bei tempi in cui i rivali erano intelligenti. E via col nostro primo scontro. Guarda che bello che c'è anche il background del laboratorio. Proprio bello. Vediamo se riusciamo a vincere, siamo più veloci noi. Abbassiamogli di 2 l'attacco. Vediamo se riusciamo a sconfiggerlo. Vai, vai, continua ad abbassarmi la difesa mentre io continuo ad attaccarti. Vai, vai, continua pure. Io continuo ad attaccare. Un altro colpo e la vittoria è mia. Stronzo. Ops, hai perso, mi dispiace. Come avete potuto vedere, questa cartuccia è veramente una storia nuova,
totalmente rifatta e con meccaniche di un vero gioco Pokémon. C'è purtroppo un malus di questa cartuccia in particolare. Quando ho acquistato questa cartuccia, Pokémon Clover è uscita con la versione definitiva, a meno che non stia dicendo una cazzata, perché sennò era un aggiornamento. In ogni caso, questa è la beta 1.0, quella di adesso invece è la versione aggiornata. In ogni caso, questa versione è completamente giocabile, ma con qualche aggiustamento di meno. E quest'estate questo gioco l'abbiamo portato in live su Twitch e devo essere sincero, non mi divertivo, ma proprio divertirmi nel senso ridere con un gioco Pokémon da veramente tantissimo tempo. E questa Acrom in particolare è riuscita nel suo intento. È fatta bene, è divertente, è comunque competitiva perché ci sono stati dei momenti in cui degli allenatori rivali veramente mi sfondavano perché erano di un livello superiore al mio e allora vai giù di grinding e aumenta il livello di tutti. Se questa fosse stata veramente una versione di Pokémon, il competitivo sarebbe stato veramente, ma proprio cattivo, perché in questo gioco ci sono tantissime mosse veramente assurde, mosse che non hanno un effetto tipo fuoco, erba, hanno proprio il punto di domanda, mosse che ti abbassano l'attacco, ti aumentano la difesa, ma proprio l'inverosimile totale. Tutti i Pokémon sono rifatti e sono belli anche esteticamente e non troverete facilmente dei riferimenti ai Pokémon originali. Dico difficilmente perché alcuni riferimenti a dei Pokémon originali ci sono, ma non vi dico quali, anche perché sono contestualizzati nel gioco. In ogni caso, questa è un'altra di quelle cartucce che vanno ad aggiungersi alla mia collezione. Come potete vedere, ho anche aggiunto un nuovo ripiano. E ora come ora, dire che hai un gioco bootleg, sì, può sembrare una cosa figa, ma è una cosa da niente. Tutti possono averla. Ma mi aspetto nel prossimo futuro, quando queste cose scompariranno anche dall'internet, poter dire: oh, io ho Pokémon Smeraldo originale, io ho Pokémon Verde originale, io ho Pokémon Clover, ho Pokémon Moemon e ho Pokémon Shiny Gold. Dannazione. Voi invece avete qualche bootleg o Acrom di Pokémon? Ne avete mai giocate? Quali sono le vostre preferite? Ditemelo pure qua nei commenti. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovare sul sito Viola. Signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!